Continuano a giungere notizie dolorose dal nord-ovest della Siria, particolari sulle condizioni di tante donne e bambini, della gente costretta a fuggire a causa dell'escalation militare. Pensiamo a quella bambina morta di freddo in Siria l'altro ieri. Rinnovo il mio accorato appello alla comunità internazionale e a tutti gli attori coinvolti ad avvalersi degli strumenti diplomatici, del dialogo e dei negoziati, nel rispetto del diritto umanitario internazionale, per salvaguardare la vita e le sorte di civili. Preghiamo per questa amata e martoriata Siria. Cari fratelli e sorelle, mentre siamo riuniti qui a pregare e a riflettere sulla pace e sulle sorti dei popoli che si affacciano sul Mediterraneo, sull'altra sponda di questo mare, in particolare nel nord-ovest della Siria, si consuma un'immane tragedia. Dai nostri cuori di pastori si eleva un forte appello agli attori coinvolti e alla comunità internazionale, perché traccia il fastuoso delle armi e si ascolti il pianto dei piccoli e degli indefessi.